Salve a tutti, bentornati sul canale di Anime Click e benvenuti in questa nuova puntata delle uscite del mese. Lasciamoci questa lunga e calda estate alle spalle e incominciamo subito a vedere quali sono le principali uscite del mese di settembre. Uscite che, come sempre, vi ricordo potete trovare in versione completa sul sito di Anime Click, passando direttamente dal link che trovate sotto la descrizione di questo video. Partiamo dal 2 di settembre, quando per Dinit esce il primo numero di Angry Bakura, nuova serie attualmente in corso di pubblicazione in Giappone sulla rivista Big Comics Superior di Shogakukan, che vede una storia ambientata in una società dove la maggior parte degli individui si è trasformata in zombie che devono affrontare la scarsità di cibo. Un giovane zombie che ha mantenuto l'intelligenza e le emozioni originali escogita un sistema per sopravvivere: l'allevamento di esseri umani. Storia chiaramente molto interessante, che può essere un capovolgimento del genere post-apocalittico e della classica storia di zombie scritta da un autore giovane esordiente che avremo la possibilità di conoscere anche qua in Italia. Passiamo avanti alla settimana successiva, quando per Star Comics esce il primo numero di In the Clear Moonlight Dusk, ultima fatica attualmente in corso di pubblicazione di Mika Yamamori, autrice già famosa in Italia per serie come Tsubaki Cho Lonely Planet, pubblicata da Star Comics e che sta venendo rieditata con una nuova edizione. La trama di questa nuova serializzazione vede la storia di Yoi, che per via del suo aspetto fisico e della sua personalità viene spesso trattata come un principe, nonostante sia una ragazza. Un giorno, dopo aver accettato il ruolo di principe nella sua scuola superiore, rimane coinvolta con un suo senpai, a cui a sua volta viene dato lo stesso titolo. Commedia scolastica sentimentale ambientata tra i banchi di scuola, che sicuramente saprà ritagliarsi la sua fetta di pubblico. Potrete acquistare il primo numero al costo di 5,50€. Passiamo avanti alla settimana successiva, quando questa volta per J-Pop esce il volume unico Diario di una guerriera single, nuova fatica dell'autrice Kabi Nagata, che continua a raccontare sotto forma di fumetto le sue disavventure. Questa volta, dopo aver esplorato il tema della sessualità, della malattia e della solitudine, racconta il suo desiderio di amore e matrimonio, sempre con il suo occhio tragicomico e autoironico e il suo tratto oramai divenuto caratteristico. Questo volume sicuramente tutti quanti gli amanti che hanno già letto le altre precedenti pubblicazioni dell'autrice non possono farselo scappare, e anche, perché no, può essere un buon modo per imparare a conoscerla per chi invece non ha mai intrapreso questo genere di letture. Sempre lo stesso giorno per J-Pop esce il box della Maschera di Innsmouth, nuovo adattamento uscito giusto l'anno scorso in Giappone di Go Tanabe del romanziere H.P. Lovecraft. La storia è una riduzione dell'omonimo romanzo, la cui storia è incentrata su uno studente che sta intraprendendo un viaggio nella regione della Nuova Inghilterra, negli Stati Uniti. Tuttavia, quando lo studente raggiunge il porto di Innsmouth, inizia a interagire con persone alquanto singolari e diventa testimone di una serie di inquietanti eventi. Questa è sicuramente una delle storie più lunghe e più famose del romanziere, che Go Tanabe, come sempre, traspone in fumetto con il suo tratto veramente bellissimo e che perfettamente si amalgama ai testi. E grazie al cofanetto avremo anche la possibilità di potercela scoppiare tutta di un fiato. Lo stesso giorno, ma questa volta per Star Comics, finisce invece una pubblicazione, è quella della Final Edition di Shaman King, che arriva appunto alla conclusione con il suo 35esimo numero. Che cavalcata è stata nel seguire la pubblicazione di questa nuova edizione davvero molto richiesta del capolavoro di Ryuki Takei. È infatti uscita a cadenza bisettimanale e adesso arriva alla conclusione. Finalmente tutti quanti potranno leggere la conclusione dell'epopea di Yo e compagni impegnati nell'avvincentissimo Shaman Fight per eleggere il nuovo re degli sciamani. Passiamo avanti alla settimana prossima, quando per J-Pop esce l'attesissimo primo numero di Dandadan, presentato dall'editore in occasione dello scorso Lucca Comics. In pompa magna era sicuramente uno degli annunci più attesi di quella fiera, tra quelle più seguite in Giappone. È subito stato un successo in patria sulle pagine di Jump Plus, dove settimanalmente milioni di utenti leggevano i suoi capitoli. La storia è quella di Ken Takakura, un ragazzo vittima di
atti di bullismo. Un giorno il giovane inizia a dialogare, per caso, con una sua compagna di classe. Lui è un fanatico dell'occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all'occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere. Inizia così la loro avventura. In occasione del lancio del primo numero sarà disponibile anche un'esclusiva variant che potrete acquistare in fumetteria. Sempre lo stesso giorno, ma questa volta per Star Comics, esce il volume unico Sensor. Questo nuovo volume unico di Junji Ito racconta la storia di una giovane donna che raggiunge un remoto villaggio in cui vige uno strano culto. Dal maestro dell'horror nipponico non possiamo che aspettarci una storia come quelle a cui ci ha abituato, sicuramente io non me la farò scappare. E voi? Lo prenderete? Sempre lo stesso giorno, per Star Comics, esce il primo numero di Soloist in a Cage. Prison City ospita criminali di ogni sorta. In questa spietata città prigione, ricoperta da un gelido manto di neve, la ragione di vita di Chloe è prendersi cura del suo fratellino. Ma il piano orchestrato dai loro vicini di casa, un manipolo di militari, sta per cambiare il destino di entrambi nell'arco di una notte. Questa è la storia di una ragazza che cerca la speranza dentro una gabbia e della sua battaglia. L'editore ce lo presenta anche in un limited edition box, tiratura limitata con allegato un pratico box per raccogliere l'intera serie, che sarà composta interamente in 3 volumetti. Potrete anche acquistare il primo numero o singolo al prezzo di 6,90€. Passiamo avanti fino al 28 di settembre, quando per J-Pop esce il nuovo e attesissimo A Cruel God Reigns, una delle storie più famose di Moto Hagio e anche tra le più longeve, conta infatti 17 volumi nell'edizione originale giapponese. J-Pop ce la presenterà, come tutte quante le altre storie dell'autrice, in grande formato con dei volumi che presenteranno chiaramente una foliazione maggiore rispetto alle classiche 200 pagine. La storia è famosissima, ha riscosso moltissimo successo sia del pubblico che della critica in Giappone. Infatti nel 1997 ha vinto anche la prima edizione del Tezuka Osamu Cultural Award of Excellence. Potrete acquistare il primo numero al costo di 14€. Stesso giorno, ma questa volta per Star Comics, esce il primo numero della New Edition di Kamisama Kiss. Shoujo incominciato nella sua prima edizione in Italia nel 2014, che riscosse un buon successo. Per questo l'editore, date le richieste, ha deciso di ripubblicarlo in questo nuovo formato, che al costo di 9€ vede dei volumi decisamente più importanti del tankobon, che farà sì che la serie, originariamente composta in 25 volumi, divenga più breve anche nella sua pubblicazione. Il padre di Momozono, Nakami, è un accanito giocatore d'azzardo. Un giorno scompare dalla vita della figlia, dopo aver accumulato una quantità enorme di debiti. Di conseguenza, la protagonista viene cacciata di casa dagli esattori. Quando Nanami salva un misterioso viaggiatore da un cane rabbioso, come segno di ringraziamento il ragazzo intende cederle il suo alloggio. Incredula si reca nel posto indicato, ovvero un santuario. Qui appare un ragazzo con le orecchie da volpe. Chi è costui? Che ne sarà di Nanami, ora confusa e senza alcuna residenza? Potrete acquistarlo al prezzo di 9€. E per concludere, sempre lo stesso giorno, sempre per Star Comics, esce il volume unico Tatsuki Fujimoto Short Stories 22-26, ultima raccolta uscita nel 2018, che raccoglie le storie più mature del fumettista, dopo quella che è uscita appunto questo mese, che invece vedeva le sue storie brevi più giovanili. E questi numeri 22 e 26 stanno ad indicare l'età che aveva il giovane fumettista all'età della realizzazione di queste short stories. L'autore è divenuto famosissimo grazie al successo di Chainsaw Man. Nell'attesa che Star Comics ripubblichi il cofanetto di Fire Punch, la sua prima serializzazione lunga, che lo ha fatto risaltare agli occhi di pubblico e critica, intanto godiamoci queste raccolte di storie brevi che l'editore ci presenta in 2 edizioni. La prima al prezzo di 5,90€, sarà un'edizione standard con sovraccoperta, mentre invece la seconda, una deluxe edition di dimensioni più importanti, un 15x21 e con la copertina rigida, al costo di 10,90€. Dovete solo scegliere in quale edizione volete leggere e collezionare i lavori di questo giovane e promettente mangaka. E anche per questo mese con le uscite abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile,
utile, fatecelo sapere qua sotto lasciando un mi piace e scriveteci qua nei commenti quali sono le cose che acquisterete, quelle che state attendendo di più tra le uscite di questo settembre. Qua sotto nella descrizione, oltre a tutti quanti i link utili per seguire Anime Click sugli altri social, trovate anche un link che vi rimanda direttamente al nostro sito, dove potete trovare l'elenco completo di tutte quante le uscite di settembre che per motivi di tempo non possiamo inserire in questo video. Per cui io ho concluso e noi ci vediamo sempre con le uscite qua sul canale di Anime Click il mese prossimo. Ciao a tutti!